Buongiorno, oggi è domenica e non si va al mare perché vabbè, voglio pranzare con mia madre e mio fratello, il classico pranzo della domenica, e poi ho del lavoro da sbrigare e niente, quindi mi voglio mettere in pari in modo che così. Poi la domenica è sempre strapiena, la spiaggia, le file per tornare. Io alla fine sono in vacanza, se devo scegliere un giorno in cui magari mi dedico al lavoro e non vado in spiaggia, scelgo proprio la domenica, che così io mi risparmio, diciamo, traffico, file, spiagge straffollate, e mi imposto un po' alcuni lavori che giustamente anche qua in vacanza, stando parecchio tempo fuori, diciamo, casa, in vacanza tra virgolette, perché poi come vi ho detto un po' lavoro, del lavoro da svolgere me lo sono portato, me lo faccio di domenica, quindi oggi a casa. Facendo skincare perché mi voglio dare una truccata, in quanto dopo pranzo, o comunque a metà pomeriggio, adesso non so esattamente in che orario ci andrò al centro commerciale che si chiama Le Vele, perché devo comprare i prodotti per le lenti e mi faccio anche un girettino. Voglio farvi vedere questo qua, ve lo ricordate che l'avevo ricevuto, il Foreo Iris, che è praticamente un massaggiatore per il contorno occhi che simula la digitopressione. Sto utilizzandolo in questo periodo, quindi niente, adesso ve lo faccio vedere. In pratica si accende così e si può regolare la pressione che fa. E poi semplicemente, vedete, lo passate sul contorno occhi in questo modo. Io magari faccio, che so, un tre passaggi per occhio. Non penso ci sia una tempistica. Dal rumore che fa, io sento un cambio, come dire, di rumore per far capire magari che devi passare all'altro occhio. Ecco, quindi adesso finisco e applico. Ho già applicato il contorno occhi, devo solo applicare la crema. Ho messo tonico, essence, siero e contorno occhi, devo solo applicare la crema viso. E basta, quindi lo faccio anche qua. In pratica vado dall'interno verso l'esterno. Faccio tipo 3 volte per parte. E poi magari ricomincio. Come crema sto utilizzando, ve l'ho detto la mattina, sempre questa qua, che è la Water Drop di Dr. Jart. È praticamente, vedete, una, ve la faccio vedere, se ne avrei messo già abbastanza, ma per farvela vedere, ecco, questa consistenza, vedete, gel, veramente super gradevole, e la pelle la assorbe subito e vi dà proprio un senso di freschezza. È un profumo delicatissimo, molto molto piacevole, quasi, però quasi impercettibile. È come dar da bere veramente alla pelle. Stupenda questa crema per l'estate, cioè è proprio quello che uno si aspetta da una crema estiva che rinfresca e dà tanta idratazione, ma è leggera. Ecco, è proprio l'ideale. Adesso mi farò anche un leggero make-up, perché devo probabilmente girare un video, il vlog, magari vi faccio vedere struccata, o magari altri tipi di video, però in realtà devo uscire dopo, quindi siccome non devo fare granché, giusto le sopracciglia, un po' di mascara, un po' di correttore, ma lo faccio fin da adesso, così almeno quando mi guardo allo specchio mentre giro per casa mi vedo normale, o meglio mi vedo più carina. Va bene, quindi vedete com'è. Si assorbe subito da questo aspetto un po', cioè più che aspetto, proprio lo sentite a livello di pelle, la sentite bella polposa, ecco, perché è come se gli aveste dato appunto, come se fosse prosciugata dal sole, dal caldo, poi gli aveste proprio dato da bere. Mi piace veramente tantissimo. Ovviamente ci metterò anche un filo di protezione solare e la metto adesso perché se mi trucco.
Allora, eccomi qua, ho terminato di mangiare e praticamente adesso stavo piegando un po' di roba, ho fatto una lavatrice, stavo piegando un po' di roba, cioè una giornata alla settimana deve essere dedicata un pochino al lavoro, un pochino a lavare le cose, un pochino a mettere in ordine la casa, diciamo così. Mi si è spezzata un'unghia, mi sono resa conto adesso. Vabbè, comunque vi volevo fare questa clip appunto del vlog dove vi faccio vedere un po' di prodotti finiti, un po' di prodotti che mi stanno piacendo, qualcosa che mi è arrivata. Ve l'avevo detto che praticamente questa estate sarebbe stata costellata da vlog che avrebbero contenuto, diciamo, magari anche argomenti che di solito tratto separatamente, tipo i prodotti finiti, faccio un video, preferiti ne faccio un altro, però siccome qua ovviamente ho giusto le cose che mi sono portata per la vacanza, diciamo che faccio dei vlog un po' contenitori di tutto. Peraltro devo anche rifare le trecce perché sono venute benissimo. Per chi me l'avesse chiesto, ho messo il tutorial nella cartella in evidenza, nella storia in evidenza su Instagram. Se non mi seguite, mi trovate come Saidori. La cartella è hair, praticamente capelli, e trovate tutte le cose che riguardano i miei capelli e anche come fare le box braid, che sarebbero queste, o comunque la treccia alla francese, quella che rimane in risalto. Queste qua le ho fatte ieri per andare a pattinare. E infatti magari dopo queste clip di preferiti, finiti, eccetera, vi metto qualche clip perché sto migliorando. È la seconda volta che vado a pattinare e sono migliorata già tantissimo. La prima volta proprio ero, cioè non riuscivo a fare quasi nulla, stavo in piedi e camminavo a tentoni, pattinavo a tentoni. Questa volta ho pattinato e quindi è andata molto molto meglio. Magari vi metto le clip. Le ho fatte ieri per andare a pattinare per essere bella, libera e fresca, perché c'è un caldo, ragazzi, cioè la prossima settimana arriveremo a una temperatura di si stima 40 gradi, cioè quindi capelli raccolti sempre. Vedete qua praticamente la treccia è in evidenza, però siccome l'ho fatta ieri sera alla veloce non avevo, il bagno era anche occupato, quindi ho diviso i capelli a mano, quindi ho tipo uno zigzag tremendo, le voglio rifare se esco per farle carine, però ve le faccio vedere. Vedete, in pratica sono venute bene, ma la riga è tremenda, quindi bisogna fare una bella riga tirata bene col pettine, dividere bene e poi appunto fate le box braid con la tecnica che vi ho spiegato, che è proprio semplicissima. In pratica l'intreccio, anziché farlo così da sopra, fate così da sotto, passate sempre le ciocche da sotto, quella che viene praticamente esterna viene da sotto. Bene, comunque adesso vi faccio vedere un po' di prodotti che mi stanno piacendo qua in vacanza, sia di make-up che di beauty che di alimentazione. Per quanto riguarda l'alimentazione, che voi sapete che io collaboro con Foodspring, loro mi hanno mandato anche un po' di prodotti qua in Sardegna, un po' li ho portati da Milano. Allora, prodotti che mi salvano gli snack in giro, perché qua praticamente sono sempre in giro, quindi giustamente voi lo sapete, io faccio palestra, sono insomma in un percorso, ancora non ho deciso perché la situazione, spero di non avere il rossetto sui denti, la situazione sapete quella che è, insomma col Covid non si capisce bene anche per quanto riguarda le gare, eccetera, pare che si terranno, ma vediamo. Io intanto diciamo che quest'estate me la sono presa un po' morbida, però proprio da giugno
giugno e luglio a Milano sono stata molto rigida, agosto un po' più morbida a livello di alimentazione perché sono in vacanza, settembre rinizierò proprio bene. Però il problema snack fuori casa, per chi si è allenato, chi vuole tenere una forma fisica di un certo tipo, vuol tenere sotto controllo i macro, le calorie eccetera, potrebbe essere un po' un problema, perché preferisco magari concedermi una buona cena al ristorante la sera senza badare calorie, macro eccetera, durante il giorno non pasticciare troppo, sennò ovviamente si finisce veramente troppo fuori forma. Quindi mi porto degli snack in spiaggia, salutari, buoni, con i macro giusti per me. E le cose che mi piacciono tantissimo di Foodspring sono, lo sapete, queste io ve le ho nominate un sacchissimo di volte, sono le protein balls, che sono praticamente delle palline di frutta secca, datteri eccetera, gustosissime, infarinate nelle scagliette di cocco. E questo è appunto il gusto che piace a me, infarinato nella farina di cocco, nelle scagliette di cocco, perché il mio gusto preferito è proprio cocco e anacardi. Sono buonissime, sono delle palline proteiche che hanno però ovviamente anche carboidrati e grassi, avendo frutta secca. E praticamente sono, credo, aspettate, 3, 4, 5 se non sbaglio, sono 5 palline, sono buonissime. Uno snack che vi conviene portarvene dietro uno, perché se non ne mangiate 4 o 5 pacchetti, perché sono molto molto buone. Altrettanto buone, sempre come snack, questi per esempio li mangio soprattutto prima di andare in palestra, perché magari vado in palestra di solito di sera, quindi mi sono fatta la giornata di mare, quindi sono veramente magari cotta, stanca, perché il mare stanca tantissimo. E quindi ho bisogno di qualcosa che mi dia un po' di energia, magari ho mangiato molto leggera al mare, perché di solito mi porto dell'affettato magro, dei pomodori, dei pezzettini di crostini o di pane carasau da spizzicare, un po' di frutta, niente di grande, insomma, non il grande pasto, ecco, voglio stare leggera, voglio fare i bagni, eccetera. Quindi comunque poi devo andare in palestra, ho bisogno di un po' di energia, quindi le energy bar fanno nel caso mio, e mi piacciono molto tutti e due i gusti, sia a me la ciliegia che cocco e fragola, buonissime. Anche queste, vedete, sono, le faccio vedere così, sono delle sorte di barrette di frutta secca, appunto, molto molto buone. Queste sono essenzialmente carboidrati, vi forniscono energia proprio per il workout. Entrambi i gusti sono strabuone. Sempre per quanto riguarda Foodspring, un'altra cosa che proprio mi ha svoltato l'estate, questi mi sono pentita di averne ordinati così pochi, li riprenderò assolutamente, sono i Coco Whey. Ve li avevo già fatti vedere, sono praticamente delle acque di cocco, sa di acqua di cocco, ragazzi, cioè voi aprite e bevete, è acqua di cocco freschissima, però in realtà ha proteine isolate, quindi voi quando vi bevete praticamente uno di questi brick da 330 ml, per ogni 100 ml ha praticamente 6,1, se non leggo male, scusate ma io senza occhiali leggo malissimo le scritte piccole, sì, però avevo letto bene, è 6,1 di proteine, quindi 6 per 3 sono 18, più insomma qualcosina, sono 20 grammi, ecco, un 20 grammi di proteine, quindi assolutamente la classica dose che magari sapete noi che andiamo in palestra, ogni tot di ora assumiamo di proteine. In questo caso niente shaker, niente polvere, niente di niente, sono una bibita fresca, anzi l'acqua, proprio l'acqua di cocco fresca che voi bevete, avete il vostro apporto proteico, quindi questa con me in spiaggia non manca mai, e onestamente ne prenderò altre sicuramente, sono buonissime, quindi magari adesso non rifarò l'ordine per agosto perché fra un po' poi insomma tornerò a Milano, però sicuramente per il mese di settembre li riprendo questi, li riprendo sicuramente perché sono strabuoni. C'è la variante ananas cocco, mango cocco e cocco cocco, io ho preso tutto cocco perché è il mio preferito, quello che mi piace di più, cocco puro, buone, riuone. Ve le lascio ovviamente in info box perché come sapete io collaboro con Foodspring e quindi ho anche un codice sconto se volete fare un ordine. Altra cosa che mi sta piacendo tantissimo, ma questa ve l'avevo già preannunciata a Milano, che per me è abbastanza una scoperta, nel senso che prima non la prendevo così metodicamente, invece ho capito che proprio per me è essenziale, e sono questi due, gli Energy. Questi sono proprio dedicati a chi si allena, cioè questi qua sono degli spuntini sani, giusti, precisi, insomma vanno bene per chiunque, anche per se tu fossi sedentaria e vuoi mangiare non cavolate fuori casa, che so, il pacchetto delle patatine o continuamente dei gelati, ti vuoi concedere degli snack un po' più calibrati, quelli vanno bene. Questi invece sono proprio se fai sport.
E con queste temperature arrivo al workout senza energie, quindi barretta è un qualcosa che sia un pre-workout, quindi che mi dia un po' di energia prima dell'allenamento, quindi prendo l'Energy Aminos, che è un complesso appunto di aminoacidi, con in più, però devo mettere gli occhiali perché è scritto in piccolissimo, in più qua praticamente c'è la caffeina, la piperina e poi c'è la citrullina, l'arginina e la beta-alanina, che sono praticamente tutto un pool di aminoacidi più i BCA, quindi un pool di aminoacidi più caffeina e piperina che vi danno un bello sprint per l'allenamento. Quando torno dall'allenamento, o meglio, di solito me lo porto nello shaker e lo bevo appena finisco il workout, un goccio d'acqua, sono buonissimi perché questo sa di maracuja, frutto della passione, e questo sa di arancia, per me sono molto molto buoni. Gli altri gusti io non li prediligo, ma è una mia, il mio gusto personale, per esempio quello alla mela verde a me non piace, mentre adoro appunto frutto della passione e arancia, però questa è una questione di gusti. Questo praticamente è sempre un pool di aminoacidi, quindi dopo l'allenamento, per recuperare, infatti si chiama recovery, e ha anche la glutammina, che è un altro aminoacido che aiuta il recupero muscolare e quindi vi aiuta a sostenervi in un periodo in cui magari c'è anche molto caldo, si fa fatica a recuperare perché magari si mangia anche un po' meno, quindi magari si è in una situazione, non dico di ipocalorica, almeno nel mio caso io col caldo tendo a mangiare meno, faccio proprio fatica. Mangio le cose golose, certo se mi porti a cena al ristorante mangio tranquillamente, abbondantemente, però se devo mangiare le cose diciamo giuste ho meno appetito, quindi sono sempre un po' più scarica. Questi qua mi aiutano, quindi queste sono le cose, diciamo, mie preferite a livello alimentare. Passando invece alle cose di beauty, vi volevo dire che sto provando, dove l'ho messo? Ecco, fin da quando sono partita da Milano, diciamo da metà luglio, quindi ormai è un mesetto che lo sto provando, il Lash and Brow Enhancer, credo che si dica così, che si pronuncia così, ma lo sapete che io in inglese non sono bravissima, quindi se l'ho detto male voi mi correggerete e io apprezzerò il vostro aiuto. Ed è il prodotto di Herbarst, ecco, eccolo qua, è il prodotto di Herbarst che sapete era un brand con cui avevo collaborato in luglio, credo, no, in giugno, non me lo ricordo, maggio-giugno, non lo ricordo, sono mesi scorsi, i primi mesi dell'estate, mi aveva mandato un bel po' di prodotti e io li ho adorati, sono i prodotti con il più buon profumo che io abbia mai utilizzato per i capelli e sono veramente ottimi, nutrono il capello benissimo. Cosa ho fatto? Non ho portato grandi prodotti in vacanza a livello di scorte di prodotti per capelli perché sapevo che loro avrebbero fatto i saldi in questo periodo e quindi mi avevano già preannunciato che avrei ricevuto insomma una nuova scorta di prodotti, quindi io adesso vi faccio vedere che cosa ho ricevuto, però vi dico che questo che io sto provandolo appunto da credo il 15 di luglio, più o meno metà luglio secondo me, è il siero per le ciglia e le sopracciglia. Io lo uso solo per le ciglia, lo metto tutte le notti, ragazze, ho veramente visto una bella differenza, cioè non so se voi lo notate, ma le mie ciglia sono sensibilmente più folte, più lunghe, me ne rendo proprio conto quando metto il mascara, le vedo molto più rafforzate, continuerò a metterle, però ve lo consiglio, sapete che ne avevo già provato degli altri che non mi avevano soddisfatto, questa volta vi posso dire che questo prodotto mi sembra veramente molto molto valido, quindi assolutamente ve lo consiglio, per il momento io continuerò assolutamente a usarlo fino a fine estate e mi sta piacendo tanto. Quindi più tardi, ragazze, apriamo insieme il pacco così vi faccio vedere i prodotti che mi sono arrivati e vi racconto anche dei soldi. Però adesso volevo continuare appunto con i prodotti preferiti, quindi abbiamo detto siero ciglia. Ovviamente di tutti i prodotti che vi faccio vedere vi lascio le info in info box, se ho il codice sconto, se ci sono i link, eccetera. Dunque, prodotti preferiti, questo ve l'ho nominato, credo, tantissimo, è il Dr. Jart, questa nuova mascherina mi dà un sacco di problemi, Water Drop, che è praticamente la crema idratante, super idratante di Dr. Jart, che avevo ricevuto prima di partire e ho detto questa la porto perché mi sembra super adatta, infatti è super adatta, è veramente... ma questa ve l'ho fatta vedere stamattina, sono scioccata, questa ve l'ho fatta vedere prima quando mi stavo facendo la skin care, va bene, comunque lei, mi piace tanto quella. Poi per quanto riguarda
i prodotti labbra, sto strausando questo che vedete, guardate che bello effetto che fa, è la matita di Nabla numero 4 con il questo rossettino che invece è una sorta di lip balm colorato molto morbido, molto leggero di Catrice, sì, è di Catrice, sì, si chiama Beautifying Sheer Lip Balm, questo qua. Io credo che voi lo possiate ancora trovare perché io l'ho preso abbastanza di recente. Questo qua è nel colore 020 Fashion Movement, che però non è, è un gioco di parole perché Movement è scritto Mauvement, cioè con la iniziale di Mauve, cioè malva per il suo colore praticamente, perché è un po' un color rosa malva, bellissimo, rende le labbra proprio super polpose, belle, naturali, cioè se avessi le labbra di questo colore sarei felicissima, purtroppo no. È matita di Nabla numero 4, è appunto il prodotto di Catrice. Poi, sempre per quanto riguarda il make-up, vi volevo segnalare due prodotti di Charlotte Tilbury che mi hanno conquistata totalmente. Allora, uno è questo ed è il blush che si chiama praticamente Pillow Talk Cheek to Cheek, nella colorazione proprio Pillow Talk, che è quello che ho adesso, che ha questa colorazione molto luminosa, quindi mi devono piacere i blush luminosi. Questo colore super perfetto, un po' tendente al bronzato, non so, vedete questo colore molto molto bello, l'effetto proprio è quello che vedete. Cioè, quando avete un po' da bronzatura, secondo me enfatizza benissimo, è una polvere bellissima. Mi piace stenderla sempre con il pennello, quello che adoro, questo qua, di Real Techniques. Cioè, mi sembra sempre troppo poco, ne aggiungerei io praticamente sempre. Questo qua è quello che io avevo rotto, mi è caduto e l'ho rotto, ma l'ho ricompattato con l'alcol e niente, non ha avuto nessun tipo di problema. Vedete quanto è bello, è... altro, cioè sono tre prodotti di Charlotte Tilbury, da quando li ho provati sono entrata abbastanza in fissa. L'altro è questo, che è praticamente un pottino di oddio, come si dice, ombretto in mousse, oggi non riesco a parlare. La colorazione è rose gold, questo qua, vedete, questo è la sua confezione, mentre questo è il vasettino, e vi faccio vedere appunto dentro com'è, ecco questo colore, questa specie di albicocca bronzato rosato, è proprio un rose gold, e io appunto lo uso, lo metto col dito nella palpebra, lo tiro anche un po' su, cioè lo metto un po' a tutta palpebra e poi semplicemente evidenzio un po' la via esterna con un marrone, un color marrone caldo tendenzialmente. Molta matita qua sotto all'interno dell'occhio per bordare l'infraccigliare e una vagonata di mascara. Il mascara che mi piace da impazzire, sempre di Charlotte Tilbury, sempre il Pillow Talk Push Up Lashes. Questo mascara è fotonico, da quando me l'ha applicato la Mua nel video dove mi ha truccato, se non l'avete visto ve lo lascio qua perché veramente mi ha cambiato la vita quel video. Ho diciamo preso un sacco di trucchetti e me li sono portati a casa, diciamo. Uno di questi è quello di mettere il mascara nelle ciglia inferiori, cosa che io non facevo mai, non l'ho fatto prima, lo volevo fare qua adesso con voi. Praticamente lei mi ha messo il mascara qua nelle ciglia inferiori esterne e io da quella volta non riesco a farne a meno, perché secondo me cambia completamente il look. Guardate quest'occhio e guardate questo, cioè io vedo proprio 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 la differenza, ma prima non lo facevo mai. Adesso, cioè, sono in fissa con questa cosa, a parte che questo mascara fa delle ciglia fantastiche, poi unite al fatto che appunto sto usando il siero, quello di Herbart, cioè sono troppo contenta del risultato sul make up e sulle ciglia. Poi
Veniamo a prodotti mare. Due prodotti di Equilibra ottimi. Ottimi. Se state cercando un dopo sole veramente molto molto rinfrescante, adatto anche se vi fate delle lievi scottature. Infatti devo dire che gran parte di questo l'ha utilizzato Roby, che si è purtroppo scottato, anche se lui mette la protezione eccetera, però lui soffre di eritema solare. E il latte spray dopo sole 40% aloe vera, spray appunto di Equilibra. Buonissimo, si eroga benissimo, è super idratante, super rinfrescante, finito, e quindi lo salutiamo. Questo invece ne manca veramente, direi che è finito, però io sono di quelle che potrebbe spremerne ancora almeno una dose per le braccia e il petto, di più non ce n'è. È il latte solare appunto, protezione 30, quello per i bambini. Mi piace tantissimo perché è waterproof, anzi water resistant, per cui questo anche quando per esempio si va in sup o si fa il bagno a lungo, garantisce una bella protezione, lo sentite proprio a bello attaccato al corpo. Ecco, magari ce ne sono altri più confortevoli a livello di assorbimento eccetera, però capite bene che se non si aggrappa bene e si attacca bene al corpo, difficilmente ovviamente potrà essere water resistant. Quindi questo, se state cercando qualcosa del genere, io ve lo straconsiglio. Questi li ho finiti. Ho anche quasi terminato il Selver, che è un prodotto corpo, una sorta di lozione liquidissima, molto leggera, che si chiama appunto Ready and Go, perché praticamente è velocissimo da applicare, velocissimo da assorbimento, ed è della linea anticellulite. Io questo lo uso appunto sulle gambe una volta al giorno, di solito in maniera distaccata dal momento in cui metto il doposole. Quindi magari la mattina prima di andare al mare lo applico, oppure invece magari la sera torno dal mare, metto un doposole su tutto il corpo, glutei e gambe comprese, magari la sera prima di andare a letto metto questo, insomma, quando non devo mettere il doposole. Non lo uso come idratante, ecco, non vado a sostituire con questo l'idratante corpo, il nutrimento che insomma do al mio corpo dopo che ho preso il sole, però una volta al giorno lo uso, ma ormai credo che ce ne sia forse un'applicazione. Infatti adesso sto per uscire perché devo andare al centro commerciale a comprare il prodotto per le lenti e a fare un giro, poi a fare la spesa alla Lidl, e me lo metterò prima di uscire. Credo che sarà assolutamente finito. E basta, questi erano i prodotti appunto finiti e preferiti del momento. Adesso io vado al centro commerciale e quindi insomma magari vi porto, vediamo un po', comunque vi faccio vedere magari dopo che cosa compro, che voglio andare anche al centro commerciale qua vicino a casa, e vi faccio vedere magari lo shopping che ho fatto, se le farò, e vi faccio vedere anche magari la spesa della Lidl. Insomma, ci sentiamo dopo, perché questa domenica non c'è mare, ma c'è appunto lavoro, commissioni, e quindi ci vediamo più tardi. Ciao. Voilà, trecce sciolte e rifatte. Adesso sono veramente belle tirate, vedete che non ho più tutti i capelli svolazzanti e sono anche abbastanza più dritte, non drittissime. Che qua purtroppo mi devo tenere con una mano lo specchio per guardarmi nell'altro specchio e fare la riga con una mano sola, mentre di solito ho bisogno di due, e a casa mia c'è un gioco di specchi favorevole, qua invece no. Comunque questo è il risultato, si vede? Sì, dai, questo. Ok, dovrebbe vedersi. Spero di sì. Comunque adesso sto per uscire, mi volevo mettere gli orecchini, che mi piacciono i buchi senza orecchini, quindi sto cercando di lavorare su questi. Ok, ce l'ho fatta. Voilà, pronta. Metto anche, mi sa, la collanina di perle, quella che avevo preso da Hey Happiness. Allora, questo così, e la collanina, e adesso devo scegliere un abitino.
Vi lascio il link anche di questi perché me li chiedete sempre. O meglio, il link di Happiness lo lascio sotto tutti i video, come tutti i codici sconto e tutti i link con cui ho l'affiliazione, perché di Happiness forse è il link che mi chiedete di più in assoluto, perché questa collanina spopolato, veramente mi piace tantissimo. Poi abbinata con un'altra più lunga, questa non penso che ci sia più. L'avevo presa ma tempo addietro e non l'ho più vista, però ce ne sono tante simili. Trovate sia il link che il codice sconto. Invece la collanina c'è, non sono pietrine di plastica, ma sono pietre di fiume. La chiusura è in argento, bagnata oro, quindi non è una collanina che costa 2 lire, ha il suo costo è giusto per una collana di qualità di perle di fiume, praticamente. È veramente stupenda, io la trovo bellissima. Comunque adesso io sono praticamente in top casalingo, c'è un caldo pazzesco, ragazzi, perdonatemi. Scelgo qualcosa da mettermi e vi faccio vedere e poi vado a fare spesa e shopping vario. Voilà, pronta? Eccomi. Allora, questo è il look che ho deciso di mettermi per fare una passeggiata. Allora, questa cosina qua non so dove l'ho presa, presumibilmente Shein, ma veramente caruccia. Metterò dei sandali o delle scarpe da ginnastica e il mio cesto di paglia. Sì, queste qua in effetti potrei anche sostituirle con una più neutra, potrei magari metterle beige, prendere della stoffa, no? Però alla fine mi piace anche così con le righe marinare, perché comunque il vestitino, non so se lo vedete, ma ha dei particolari azzurri. Eccoli, vedete qua. Quindi alla fine, ma non ci sta male. Si può mettere, poi non ne ho altri. O meglio, ho questo qua, è bello anche questo, però è un po' più scomodo perché è un po' più a mano, come vedete, adesso c'è dentro un'altra borsa. Oppure potrei mettere questa, forse mi sa che opterò per questa perché lascia completamente le mani libere. Potrei metterla così, dai, forse sì, metto questa perché lascia completamente le mani libere, quindi è meglio. Però con quella posso portare la macchina fotografica, per esempio. Non lo so, adesso vedo. Penso che forse porterò il cesto perché così mi porto dietro la macchina fotografica e noi ci vediamo più tardi perché così vi faccio vedere eventuali acquisti. Eccomi qua, siamo tornati a fare la spesa. Abbiamo cenato. Sono stravolta perché siamo stati a fare un giro al centro commerciale Vele, ho fatto un po' di acquisti, vi faccio vedere, e siamo stati anche al centro commerciale Lex Marconi, non so come si chiami adesso, onestamente non me lo ricordo. Comunque prima c'era l'Auchan, adesso c'è il Conad, e quindi siamo andati lì al Conad a fare la spesa, ho fatto anche un giro per i negozi, ho fatto un pochino di acquisti, ma adesso è tardi. È quasi mezzanotte, già abbiamo cenato, abbiamo guardato un po' la TV insieme e niente, adesso mi devo struccare e domani mattina vi faccio vedere l'unboxing di Airburst, quindi vi faccio vedere i prodotti, così vi racconto anche dei saldi e poi vi faccio vedere anche tutto l'unboxing delle cose che ho comprato al centro commerciale. Quindi noi ci vediamo domattina, che per voi sarà un secondo, ma ovviamente adesso mi vado a struccare prima di andare a letto, credo che mi lascerò tutte le mie trecce che sono molto comode anche per dormire. C'è un caldo bestiale, per martedì si attendono 40 gradi, 40 gradi, sto male solo al pensiero.